Buonasera amici di Fanare e benvenuti a questa prima semifinale della Coppa Italia Serie 2 girone Sport City. Questa sera si affronteranno il Tourmarancia Calcio 8 contro l'Atletico Garra. Sfida importantissima perché con l'eventuale vittoria della Coppa Italia del proprio girone e l'eventuale vittoria della Coppa Generale della Serie 2 si potrebbe accedere in Serie A. Tentativo di schema, alla fine Curcio va in porta con una bellissima traiettoria, ma che risposta di Diana. Può avanzare l'Atletico Garra. Curcio va in porta, tiro pericolosissimo, gran parata non facile di Diana. Calcio d'angolo pericoloso e che occasione sprecata dall'Atletico Garra in questo frangente. Saraz smarca un avversario, poi va in porta, clamoroso salvataggio di Diana, importantissimo. Ancora Demofonti, il numero 11, siamo sulla fascia sinistra, un po' di campo anche per andare sulla fascia, preferisce accentrarsi e andare al tiro. Buona risposta di vita, però sicuro. Tanta, tanta intensità. Demofonti, pallone in mezzo per Mastrosanti. Occasione clamorosa. Colpo di testa, però smorzato che non basta. Prima in avanti. Attenzione, occasionissima per l'Atletico Garra, che spreca probabilmente la chance per andare in vantaggio. Punizione dalla lunga distanza per l'Atletico Garra. Deviazione e tiro pericolosissimo di testa. Mini la rimette in mezzo su Palombi, che dalla distanza può colpire, va in porta, grandissimo salvataggio ancora una volta da parte di Vita, che è tutto solo in avanti, rovesciata clamorosa, occasione incredibile per l'Atletico Garra, che verticalizza di prima per Mastrosanti, vince il contrasto aereo, prende anche il fallo. Palombi da fuori con la punizione direttamente a rete e arriva a pochi minuti dalla fine il vantaggio del Tourmarancia con Capitan Palombi 1-0. Contrasto duro a centrocampo, fallo per il Tourmarancia. Palombi va in porta, altra deviazione e ancora una volta la fortuna assiste il capitano del Tourmarancia che con un altro calcio di punizione trova il 2-0 finale. Vince 2-0 sul finale il Tourmarancia e conquista l'attesissima finale di Coppa Italia della Serie 2, Girone Sport City.